Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel quarto appuntamento con Metto la squadra più forte del mondo in Serie D e devo vincere tutto in 5 anni, ce la farò. Se non avete visto gli altri 3 appuntamenti andateveli a recuperare perché probabilmente domani uscirà l'ultima puntata di questa fantastica serie che è andata benissimo ragazzi, il primo episodio circa 60.000 persone l'hanno visto fino a questo momento. Secondo episodio altre 60.000, terzo episodio altre 50.000 circa. Quindi mi raccomando ragazzi, continuate a supportarmi, tantissimi mi piace, tantissimi. E domani altro episodio, l'ultimo di questa serie. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di farmi sapere una prossima serie che potrei portare qui su YouTube direttamente con un commento qua sotto. Perché ci troviamo su questa schermata? Perché ragazzi, avevamo tantissimi giocatori, compresi quelli che abbiamo integrato dalla primavera, e purtroppo il mio overall è sceso perché sono tutti incazzati perché vogliono giocare. Quindi bene o male ho rinnovato i contratti a tutti. L'unica cosa è che c'è un bug su Felix Mecha. Qual è il bug? Lui mi chiede di rinnovargli il contratto, io glielo rinnovo alle cifre che vuole lui e lui si lamenta del fatto che vuole più soldi. Io aspetto 6 mesi, glielo rinnovo e lui si lamenta sul fatto che vuole più soldi. È come se il computer non leggesse il fatto che gli stia dando più soldi. Mi sta per far cacciare, quindi io vado a svincolare pagando 1.638.000 euro. Mecha, ecco qua, non ce l'abbiamo più in squadra. E come potete vedere ragazzi, abbiamo lo scontro perché abbiamo vinto l'altra coppa, non l'FK, ma la coppa di Lega, contro l'Odense. Guardate ragazzi, si è buggato Emerson. È triste, manda sempre lo stesso messaggio. È triste. Guarda, ormai niente, manda sempre questo messaggio, non so che fare. Alla fine mi toccherà svincolare anche lui. Mi dispiace perché è forte, è fortissimo. Ma cosa, Van Dijk, ma cosa? Non rompere i coglioni. Comunque, stavo dicendo, mamma che ansia questo, resoconto mensile, ora andiamo a vedere, aggiornamento mensile, e dopo simuliamo tutta la stagione come facciamo sempre. Allora, simuliamo, vaffanculo dai, allora vediamo un po' come va, Odense, Newport, dai vediamo di passare il turno, 1-2, più falla del solito, Ronaldo e Neymar, va bene così, spero che Emerson si sia rotto, almeno non ci rompe più i coglioni, fammi vedere qua che è successo. Offerta per il prestito di Correa, Luis Correa, vai, è stato un piacere fare affari con te. Detto questo vi faccio vedere la formazione e dopo andiamo a capire che cosa fare, perché andiamo a simulare tutta la stagione. A rosa abbiamo Oblak 95, Lunin l'ho prestato, Bazuno 70, Clark 64, Robertson 91, Ramos 81, Ramos 81, mazzanto sei calato figlio mio, Van Dijk 94, Correa 59, se ne passa lì su 79, Benkovic 79, Gagnon 63 appena salito dalla primavera, Emerson 81, Branco 53, Alexander Arnold 92, Jackson 58, Sosa centrocampista mediano 75, 55 per Martin, 90 per Kanté, 55 per Kong, 62 per Lee, 78 per Camavinga, Gonçalves 84, Gonçalves è fortissimo, Kroos 85, quest'anno ragazzi Gonçalves ruba definitivamente il posto a Kroos, questi li ho prestati, cui 67, Bernabé 69, Agnorin 67, De Bruyne 90, Kukcu 79, Sullivan 62, ma Kukcu l'ho prestato, qui Wang 59, Neymar è sceso ma c'ha 90, Cabral c'ha 80, Messi è rotto, spero che più o poi tornerà, c'ha 88, a gennaio gli rinnova il contratto, Wu c'ha 57, Trincao c'ha 82, Tavares c'ha 52, 52 per Ren, 84 per Leao che è diventato fortissimo e appunto 88 per Cristiano Ronaldo, tra un po' Leao prende Ronaldo. Facciamo la formazione perché è importante che questa si faccia, se no poi simuliamo tutto e giocano questi. Qua deve giocare Messi, dove cazzo sta Messi, eccetelo. E poi qua deve giocare assolutissimamente Alexander Arnold. Poi se volete fare i cambi a partita in corso fateli, a me non me ne frega niente, non ne voglio sapere niente, io ve l'ho detto. Detto questo andiamo a simulare tutta la stagione perché ci abbiamo messo anche troppo per arrivare fino a qua. Oggi raga, puntata più pesante del previsto. E andiamo direttamente al primo di gennaio, via! Allora, siamo arrivati al primo di gennaio, non vedo coppe né niente, questo un po' mi fa paura in realtà. Andiamo tutto indietro fino a vedere da agosto. Allora, innanzitutto non ci ho esonerato, mi sembra già una buona cosa. Pareggio 1-1 col Bournemouth, raga, la championship sarà più difficile. Vittoria per 4-0 contro l'Odense, siamo passati... ma c'è un altro turno preliminare che vedo sotto. Allora, vittoria per 3-0 contro il Chelsea. Vittoria per 4-0 contro il Bromby. Vittoria per 2-0 contro il Leicester. Pareggio 1-1 contro il Bromby, siamo passati anche qua. Poi... vittoria per 3-0 contro lo United, mamma mia che inizio, mi ho pareggiato col Bournemouth, poi abbiamo vinto contro 3 big, Leicester che è vinta 2-1 in Carabao Cup, benissimo, poi vittoria per 2-0 contro il Burnley, vittoria per 1-0 fase a gironi, ottimo, contro il Charleroi,
Vittoria per 2-1 contro il Norwich. Vittoria per 5-0 contro il Peterborough. Vittoria per 3-1 contro il City, raga, bella roba. Vittoria per 3-0 contro l'Utrecht. Poi vittoria per 4-1 contro l'Aston Villa. Vittoria per 3-0 contro il Southampton. Vittoria per 3-0 contro il Victoria Pilsen. Pareggio 1-1 contro l'Arsenal. Vittoria per 2-0 contro il West Brom. Pareggio 2-2 contro il Tottenham. Vittoria per 3-0 contro il Pilsen. Vittoria per 3-1 contro il Newcastle. Vittoria, no, sconfitta con il Wolverhampton 1-0. Già la volontà di vittoria in casa, ma come cazzo abbiamo fatto a perdere? Vittoria per 4-0 contro il Charleroi. Vittoria per 1-0 contro il Liverpool. Vittoria per 2-0 contro l'Everton. Poi pareggio per 1-1 contro il Brentford. Certe volte pareggiamo veramente da idioti. Vittoria per 2-0 contro l'Utrecht. Vittoria per 2-1 contro il West Ham. Sconfitta ai quarti di finale di Carabao Cup contro il Liverpool. Siamo usciti ai quarti di finale di Carabao Cup. Vittoria per 3-1 contro il Watford. Vittoria per 5-1 contro il Brighton. Vittoria per 4-0 contro il Leicester. Vittoria per 2-0 contro il Brentford. E vittoria per 3-1 in FA Cup ai 32esimi contro il Reading. Allora, andiamo per gradi. In Europa League abbiamo vinto tutte. Quindi siamo passati. Vediamo che andremo a affrontare agli ottavi, ai 16esimi anzi di Europa League. C'ho una paura che me se porta via. Siamo passati i primi innanzitutto. Mamma mia, 16 ho fatti, 0 subiti, raga. PSV. Però ci stanno belle squadre in Europa League. Allora, PSV, ok. Poi, qui siamo usciti in Carabao Cup. Siamo ancora in FA Cup. In campionato non saremo mai primi. Ne abbiamo vinte tante, ma altrettante non ne abbiamo vinte. Vediamo un po'. Secondi, pari punti col City. Possiamo vincere la Premier al primo anno in Premier, ragazzi. Possiamo vincere la Premier al primo anno in Premier. Vediamo rapidamente come stanno andando i giocatori. Tanto è questo il resto che ci interessa. 67, sta salendo il nostro overall. Allora, ho sbagliato tasto, va benissimo così, era quello che volevo. Non è vero. Abrosa, allora, Oblak 96. Oblak ancora cresce. Questo sta crescendo. Bazunu. Ma io volevo vedere statistiche però. Ne gioca 36 Oblak. Poi Robertson gioca 33, 17 ne gioca Sergio Ramos, 18 Van Dijk. Gioca abbastanza gare sali su e abbastanza Benkovic. Poi Alexander-Arnold gioca 35, Emerson 14. Te prego, non mi dica che gli ero ancora il culo a Emerson. Vediamo. Meno, meno male. Poi questo non so chi sia, non so chi sia, non so questi qua, li conosco, sono di primavera. Poi Kanté è sceso, ma ne ha giocato 32. Vediamo un po' chi gioca, poi Camavinga non gioca mai. Gonsalves, ragazzi, ha già di 36, fenomenale. 86 è arrivato Gonsalves, 11 gol, 5 assist. Kroos ha già di 14. E Gonsalves ha superato di gran lunga Kroos, ha preso il suo posto come da titolare, come vi dicevo. Vabbè, Kroos c'ha anche 32 anni. Poi De Bruyne 35 partite, 9 gol, 12 assist. Neymar 34 partite, 18 gol, 9 assist. Cabral 15 partite, ma non segna, non fa assist, manco con le mani. Trincao 28 partite, Messi 17 partite, 5 gol e 2 assist. Fatica anche Messi, ragazzi. È arrivata pure l'ora di Messi a 35 anni in Premier League. Vediamo Ronaldo, 36 partite, 24 gol, 2 assist. Ecco, Ronaldo sta giocando bene. Leao, ragazzi, Leao cresce ancora, c'ha 14 partite ma non segna manco con le mani. Comunque, detto questo, se volete andiamo rapidamente a guardare un attimo i nostri calciatori se stanno facendo qualche record. No, c'è Ronaldo che ha 13 gol, ma Sterling ce ne ha 20. Dio, c'è Osimhen al Chelsea e ce ne ha 13. E assist man, siamo terzi con De Bruyne con 8. Vabbè, la Premier League, raga, è più difficile, non è che si vinca in modo così semplice. Detto questo, non ci resta che pregare andare direttamente all'ultima giornata di Premier League. Anzi, forse vi dirò di più, possiamo andare... Allora, forse alla penultima. Ecco qua, andiamo al 7 maggio, sperando che nell'ultima settimana ci sia ancora tutto da giocare. 3, 2, 1, via. Allora, c'è una finale lì. Non so se è la finale d'Europa League, non so che cazzo di finale sia, ma c'è una finale lì, c'è il Manchester United. Non so perché ci hanno rinviato un altro match con l'Arsenal, forse perché avevamo tante competizioni. Ora noi andiamo tutto in dietro e ci andiamo a godere quello che è successo. Allora, Everton vinta 2-0, Aston Villa vinta 3-0, Manchester City vinta 3-0, pareggio 1-1 in FA Cup con l'Arsenal. Mo che cazzo... Ah no, c'è la ripetizione, fermi tutti. Ho messo triangolo ma non voglio guardare. Allora, credo che sia la ripetizione quella sotto. Norwich ha vinto 4-0. Questa era 16esimi con FA Cup con l'Arsenal. Sì, 4-1 abbiamo vinto in replay. Siamo passati con l'Arsenal. Poi Burnley vinta 3-0, PSV vinta 4-0, Olle vinta 2-1 al ritorno, siamo passati anche in Europa League. Pareggiato 1-1 con Liverpool, vabbè, ci può stare il Liverpool. Pareggiato agli ottavi di finale nei FA Cup con il Liverpool, c'è una ripetizione? Suppongo di sì. Mo vediamo. Newcastle vinto 3-1, Francoforte vinta 2-1 agli ottavi all'andata e vinto 2-0 al ritorno. Siamo ai quarti di finale anche di Europa League. Poi vinto 3-1 con il Chelsea. Poi vinto 4-0 contro il Wolves. Ma qui non vedo più il Liverpool. Guarda, siamo usciti un'altra volta ai rigori contro il Liverpool. Non li sopporto più, Vediamo. FA Cup. No, siamo passati ai rigori contro il Liverpool. Va bene, l'anno scorso eravamo stati eliminati. Poi
c'è la Lazio, occhio. Vinto 1-0 col Bournemouth, vinto 2-1 con la Lazio, perso 2-0 con la Lazio. No, no, siamo usciti con la Lazio, cazzo. Siamo usciti con la Lazio in Europa League. Io non ci posso credere che questa squadra possa uscire con la Lazio in Europa League. Vabbè, vinto 1-0 con Watford e 2-1 con West Ham, perso 1-0 col Tottenham, vinto 3-1 in semifinale di FA, rivinciamo le FA Cup un'altra volta, vinto 4-1 con questi, vinto 3-2 col Brighton e niente, una finale di merda di FA Cup. Fammi vedere qua a che punto stiamo. Siamo secondi, facciamo una gara in meno, però almeno questo. Possiamo vincere ancora la Premier, almeno questo, ragazzi miei. Cioè, una finale di merda di FA Cup. Che palle, la smettono questi. Vai, presta questo, vai Bernabé, vai in prestito e non rompermi i coglioni. Allora, no, raga, che pezza. E non abbiamo vinto l'Europa League. Vabbè, cerchiamo di vincere l'anno prossimo la Champions. Questa è la squadra titolare, va bene così. Simuliamola in casa, studiamo il problema che tanto è in panchina, vai. Ah, ma perché c'è Bazzano in porta? Per Dio, 1-1. 1-1 abbiamo fatto, 1-1, cazzo, con l'Arsenal, 1-1 perché abbiamo Bazzano. Eh no, mo qua c'è bisogno di fare una cosa. Cosa cazzo è successo al mio portiere? Perché Oblak è rotto? Quanto cazzo sarà rotto Oblak ancora e dove siamo noi in classifica? Che cazzo, guarda lì quanto rosico. Allora, fammi vedere qui. Santa la Madonna, oh. Niente, c'abbiamo Bazzano di merda in porta. Tu quando torni? Pronto per giocare? Fuori 3 settimane? No, richiamiamo Lunin. Per forza, lo mette un titolare in porta che se possa definire tale. Io non ci ho parole. Mo' gioco per Manchester e dovrei caccherzi di perda. Se no l'anno prossimo tocca fare triplete tra un po'. Ma dimmi te, oh, ma dimmi te. Porca troia, porca. Allora, mo' tocca simulare con questi. Vediamo un po' che famo con United. Non c'ho parole, guarda, eh. Che anno di merda questo, non mi rompete i coglioni. Che anno di merda. Manchester United, fatemi vedere che succede qua. Allora, in casa giochiamo. Il City gioca insieme a noi. Simuliamo e preghiamo. Questo dovrebbe, raga, comunque. Messi, Ronaldo, Neymar, De Bruyne, Kroos, Kanté, Robertson, Van Dijk, Ramos, Alexander Arnold. Vinto 3-1. Il City non c'è scritto. Porca troia. Abbiamo vinto 3-1, segnato Neymar, Messi e De Bruyne. Ti prego, la Premier. Voglio vincere la Premier così, all'ultima. Non me lo fa vedere. Allora non ho parole. Allora siete stronzi. Aspetta un attimo. Diciamo così, non lo voglio vedere. Voglio prima giocarmi la finale di FA Cup e poi voglio valutarlo. Non so quanto io ci abbia, ve lo giuro, non lo so. Non so quanto io ci abbia, non so. Cioè, non so cosa abbia vinto. Allora, fammi vedere la squadra. La squadra è questa. O meno male ho richiamato Lunin. So, perdiamo pure quella. Vediamo almeno di vincere la FA Cup. Serviamo sta stagione, cazzo. Vediamo. Vinta 2-1. Ronaldo e Neymar. Abbiamo vinto la FA Cup. Un trofeo lo siamo portati a casa. Almeno questo. Uno. Allora, no, niente. 97 punti City, 96 noi. Non abbiamo vinto un cazzo. Quantomeno, ragazzi miei, l'anno prossimo, nell'ultima puntata, quella di domani, ci giochiamo la UEFA Champions League. E domani bisognerà vincere la Champions League e anche, ovviamente, la Premier League. Le due cose che ancora ci mancano. Ovviamente non dico vincere tutto, va bene anche non vincere l'Europa League, giustamente. L'importante è riuscire ad arrivare in alto nel mondo. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi piace qui sotto. Buon shalalala e noi ci vediamo domani con una prossima puntata, raga. Distruggetemi di mi piace se domani volete un'altra puntata.